Miami, in Florida, la storia del successo di un romano trapiantato negli Stati Uniti d'America, che ha anche inventato una linea di cosmesi per i capelli a base, ovviamente, di olio di oliva. Prima cosa è intendere quello che una mujer quiere. Seconda, poner tu estilo, perché una mujer se pone in tu mano perché cree verdaderamente in ti e cree che tu gli puoi cambiare uno stile. Primo passo per lograr uno stile, prima cosa è l'educazione della cliente. Después, quando la cliente tiene educazione in tu stile e tiene confianza in ti, la cliente può essere tutto quello che tu quieres. Sempre il parrucchiere necessita di un prodotto eccellente. Io sempre lavoro con prodotto di alta qualità. Che la linea di prodotti lanciata di recente ha per base uno degli ingredienti italiani per eccellenza, l'olio d'oliva. Chi meglio di noi, che siamo italiani, possiamo parlare di olio d'oliva? Cioè, l'olio d'oliva è una cosa che è nata dentro di noi, è come il mangiare, l'arte o la moda. Emi è una mujer super linda, però tiene il capello muy crespo. Levantare un pochito il colore, nel senso che Emi la vedo un pochino più clara. Entonces, quello che io ho trattato di fare è portare il massimo che podía per sacare il capello che stava praticamente morto, viejo, creando una forma geometrica para mostrarle más el cuello y se ve mucho más armoniosa la cara. Lo que le vamos a hacer va a ser un cambio, pero no muy drástico, porque ella ya vino con un flaquillo, le vamos a dar también un poquito el volumen del cabello, pero siempre dejándole el largo. Entonces ahora empezamos a cortar un poquito atrás para tratar de conectar el arco que tienes arriba, pues lo damos. Entonces lo que estoy haciendo ahora es abrirle más la cara, cortándolo un poquito más el flaquillo y ahora colgándolo con una técnica que se llama slides. Gracias a la tierra, Luca Mencari. I'm gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference, gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street, but not enough to eat. Who am I?